ci bau bau ci bau ci bau bau ci bau ci bau bau ci bau ci bau bau ci Tra 90. La musica e i locali degli anni 90. Solo su Radio Brown the Rocks. I think our speakers are blown. Bye 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 NSYNC. Oh, eccoci. Siamo tornati ragazzi, eccoci. Le 16:02 minuti in questo istante, ragazzi, parte la diretta di Bra sui 90 direttamente dai microfoni di Brown the Rocks. Bentornati, benvenuti. I corvi che ci passano sulla testa segnalano il nostro arrivo qui negli studi di questa radio che sta, ragazzi, sta crescendo, un sacco di lavori, come diciamo sempre ogni puntata, un sacco di lavori, un sacco di ospiti. Il nostro di questa settimana ancora non è arrivato, ma arriverà, abbiate fiducia. Come va la vostra settimana mediaticamente parlando? Noi siamo contornati, come tutti voi, dalle notizie che continuano a susseguirsi di questo fantomatico, purtroppo, coronavirus. Cerchiamo quindi per un'oretta e mezza di distrarvi, di ritornare negli anni 90 se non ci siete mai stati, oppure di riportarvi agli anni 90 se li avete vissuti, come il sottoscritto che vi sta parlando. Io sono Marco, ciao. E alla parte tecnica, ma non solo, perché l'ho obbligato anche a parlare,
Chiara, abbiamo il DJ Emanuel. Ciao. Ecco, ma con noi quest'oggi c'è anche Marco Rock, che ha fatto un salto, perché l'abbiamo voluto fortemente con noi per questa puntata. Sarà con noi fino alle 17. Ciao. Anche stavolta così. Intanto sono arrivati un gruppo di tacchini capitanati da un ragazzo che si avvicinano ai nostri studi, sì, e vogliono esprimere tutta la loro felicità per essere qui con noi insieme a Brasso di 90. Ma ascoltiamoli. Posso fare una domanda? Dimmi. Allora, abbiamo un tavolo che per tre lati è libero di 2 metri per 2 per 2. Sì. Perché sei sull'angolo? Tu spiegami. Perché io devo mettermi sempre nelle postazioni più difficili. Ah, perché, okay. Perché così almeno riesco a cavarmi da ogni situazione. Era una curiosità. Hai ragione. Avrei potuto benissimo. Perché ho piacere che il PC sia a sinistra. Ah, okay. Quindi no, ci sta. Ci ho la comodità di ricevere messaggi che arrivano al 349. Perché lì prende meglio, in effetti. Esatto. Scusa, esatto. Hai ragione. Ho la comodità di. Poi in realtà, se ti metti solo un po' più in là, no? E il PC lo lasci di qua, sì, rimani comunque a sinistra. Sì, hai ragione. Puoi metterlo allora, sulla. Va bene, d'accordo. Allora ricevo ordini di spostarmi, ragazzi. Non posso neanche più sedermi, no, dove mi piace. È veramente incredibile. Quest'oggi avrò a che fare con due detrattori, non solo con uno, come di solito capita con il DJ Emanuele. Allora, dicevo, messaggi al 349-192-7726. Da qui a qualche minuto arriverà la nostra ospite di oggi, Grazia Esoardi, che è la presidentessa delle Voci Erranti. Però dalla sua viva voce vi farò raccontare quello che è questa associazione. Per intanto torniamo al pezzo che abbiamo aperto, con la quale abbiamo aperto la puntata di oggi, cioè NSYNC, Bye Bye Bye, del 1999. Il gruppo NSYNC si è sciolto nel 2002 per dar modo ai componenti, in particolar modo uno, di avviare le proprie carriere soliste. Difatti militava negli NSYNC Justin Timberlake, che in italiano si direbbe, Emanuel? Giustino Timberland, no. Giustino Timberlaco, bravo, Timberlaco. quasi. Io ricordo che nel 2002 DJ Emanuele fece una festa quando si sciolsero gli NSYNC, perché lui facevano cagare. esatto. Questo è un pezzo della mia playlist. Intanto si avvicinano un po' di persone che ci guardano, sì, ma non ci scaricate salutano. Scaricate Brown Rock. Esatto, ci guardano, ma no, ci salutano adesso, finalmente ci hanno salutato. Ciao. Vengono a vedere i nostri studi da vicino, il fatto Ho che noi siamo. Ho capito perché ti metti lì, perché il profilo migliore mi ha fatto vedere da fuori. Oh, non l'avevo capito. Bravo, è assolutamente così. Perché io, oltre a condurre questo programma con il DJ Emanuel, mi piace anche vedere le persone che passano qui fuori nel passeggio del sabato pomeriggio. Non c'è niente di meglio. Intanto saluto il pubblico che si sta continuando a sedere qui di fronte a noi. Posso chiedere un applauso a questo pubblico? Grazie. Grazie mille. Comodi, ci mancherebbe. Allora, intanto che aspettiamo la nostra ospite di oggi, io vorrei dirvi che una cosa molto importante che si sarebbe dovuta svolgere la prossima settimana per ben 3 weekend, esatto, purtroppo causa le limitazioni dovute al coronavirus è posticipata a maggio. Marco, ce ne vuoi parlare di quello che sarebbe dovuto essere? Sì, e che sarà a maggio? Domani si sarebbe dovuto inaugurare questa biennale dedicata all'arte femminile, sì, in occasione appunto della festa delle donne, al centro, al Movicentro, anzi presso la stazione di Bra, e ho per ovvi motivi, decreti, leggi, perché il Signore ha voluto così, in queste settimane non si potrà tenere, per ora è rinviato a maggio, dico okay. Per ora, perché aspettiamo sviluppi speriamo non peggiori di quelli che sono adesso. No, dai. Quindi a maggio vi inviteremo appunto tramite i nostri microfoni a partecipare a questa bellissima rassegna di arte e cultura. Esatto, e quindi i nostri studi sostanzialmente si sposteranno in quella che è la sede del Movicentro, anche la nostra trasmissione, come anche le altre, saranno dirottate verso il Movicentro a Bra, che sostanzialmente resta, per chi non lo sapesse, vicino alla stazione, la struttura che ospita quelle che sono le kermesse, piuttosto che rassegne, mostre e quant'altro. Ci sarà anche questa mostra, che volevo avvisare tutti quanti gli ascoltatori, è spostata a maggio. A maggio, okay? Esatto. Allora dai, andiamo con il prossimo pezzo di quest'oggi, il secondo di questa puntata di sabato 7 marzo 2020. Andiamo con il secondo, ci ascoltiamo un pezzo del 1994. Si torna indietro di parecchio. Io però...
promettevo, questo, c'è il disco. Io lo adoravo, io lo adoravo questo, bello, bello. Assolutamente, assolutamente. Il secondo pezzo di quest'oggi è dei Systematic, I Got The Music, 1994. '94 Systematic, I Got The Music. Bella, bello, bello questo pezzo. Un altro pezzo di, italiano. Questo è un altro gruppo italiano attivo sulla scena negli anni 90. Adesso si sono un po' persi, purtroppo. Di questo gruppo faceva parte la cantante dei Sound Lovers e sono stati molto famosi i remix fatti dai Bliss Team di questo gruppo, i Bliss Team anche italiani. Quindi insomma gli anni 90 hanno rappresentato tantissimo per la dance, per la dance, sì, musicale a livello italiano, eh. C'è stato veramente sì, però loro infatti Systematic si sono sistemati, hanno smesso di bere. Questa mi piace, faccio un applauso. Faccio un applauso, chiedo anche al pubblico di fare un applauso a questa battuta. No, mi avete voluto, adesso loro. Intanto è scappato il montone negli studi. Abbiamo anche un montone che sta girando. Arrivano messaggi al 349 192 7726. Ci scrive Fabio che si connette con noi per la prima volta. Beh, Fabio, abbiamo già fatto qualche altra puntata, ma comunque l'importante era connettersi. Ci fai complimenti. Sei per connesso? Ci fai complimenti. Sì, è connesso. Fabio è connesso. Ci fai complimenti per la trasmissione e gli piace la musica che abbiamo passato finora. Fabio, grazie mille. La mia battuta non gli è piaciuta. Bella. No, non lo scrive. Non lo scrive. Forse si è trattenuto dal. Vabbè, Fabio, non sa fare anche di peggio. Resta connesso. Intanto. Connesso. Systematic. Scusate un attimo di.
Intanto abbiamo avuto novità dalla ospite di quest'oggi, che purtroppo ha avuto un ritardo e quindi sta arrivando qui, è in ritardo. Speriamo entro le 17:30 di riuscire ad accoglierla ai nostri microfoni, perché non ce l'ha fatta ad arrivare. Arriva. Quindi noi riempiamo il palinsesto della radio del sabato pomeriggio con la diretta di Brass sui 90, con un po' di musica anni 90, parlando di quello che erano gli anni 90 sostanzialmente per quanto riguardava anche la tecnologia dell'epoca. Abbiamo parlato nelle scorse puntate e abbiamo passato dei pezzi nelle scorse puntate che erano molto di difficile realizzazione. Abbiamo passato un pezzo la settimana scorsa di cui ne abbiamo parlato. Che cosa è cambiato sostanzialmente tra quello che è la musica di oggi, chiedo a te Emanuele, e quello che era la musica degli anni 90, sia metterla in giro come facevi e fai tu ancora adesso, che farla, che ascoltarla sostanzialmente e produrla, farla? Sì, che cosa... sono cambiate parecchie cose. Io poi non sono così acculturato, o comunque con la mia età non è che conosco proprio tutte le modernizzazioni che ci sono state. Cerco di starci dietro e comunque posso dire che negli anni 90 chiaramente sia mettere la musica che produrla era sicuramente più difficile che ora, perché adesso ci viene in aiuto il digitale, i software che avanzano, tecnologie. Come si chiama quel sistema per fare la musica di adesso, quella che va da Mati, di cui abbiamo parlato anche Ableton? Con... quel sistema del plugin sulla voce, come si chiama? Ne hai parlato la settimana scorsa. L'autotune per l'auto-tune. Intonare la voce. Grazie. Il sistema di intonazione della voce. Lo strumento che io utilizzerei non per la voce, ma per metterlo, è il gesto che voi avete capito di dietro, ma quelli che lo usano. anche perché con questo strumento sostanzialmente siamo tutti capaci di cantare. Non è proprio così come lo si vende, anche quello l'avevo già anche mezzo spiegato una volta, con autotune bisogna saperlo utilizzare, e infatti non è proprio così di facile lettura. Non è che apri autotune sulla traccia e ti intona, immagino. Ok? Cioè, autotune devi dire intanto la chiave che stai usando, cioè su un pezzo, se gira in si, mi, in do, lo devi dire, perché sennò invece di intonarti la voce te la stona tutta, certo. Quindi devi sapere già. Ma poi probabilmente ad esempio i trapper lo usano in maniera esasperata, okay. E va a modificare anche la voce in modo molto fastidioso. L'ho detto. No, ma ci sta, io sono d'accordo con te, perché dico, loro lo esasperano volutamente per ricreare questo effetto. Però se vai a guardare indietro negli anni, ora si chiama autotune e lo usano appositamente per fare queste cose, si è evoluto. Gli intonatori però, vocali sono sempre esistiti. Però esiste il vocoder, esiste da, non so, forse dagli anni 70, i primi vocoder facevano un effetto sulla voce che è molto simile. Non era un intonatore, ma faceva questo stesso effetto che riproduce autotune spremendolo come un limone. Ma se tu guardi i pezzi Daft Punk o cosa, cioè il vocoder lo usavano a manetta. Okay. assolutamente. Quindi questo può essere uno dei passaggi sulla musica dance, diciamo dance, che poi dalla dance degli anni 90 si è trasformata in quello che è il synth pop, se vogliamo, cioè nel senso mentre invece Marco, tu dall'esperienza rock che tu hai fino adesso, che cosa è cambiato dagli anni 70, che sono stati sostanzialmente l'apice della musica rock, a oggi? Allora, a livello personale è cambiato che la Duracell non mi fornisce più di 12.000 batterie alla settimana per il Walkman, ma abbiamo un caricabatterie più comodo. Quello a livello, inserisce lo spinotto. A livello personale, che ero azionista della Duracell fino a qualche tempo fa. Addirittura. A livello personale ti dico onestamente, allora, per l'ascolto mio personale domestico, nulla. Okay. Vinile era e vinile rimasto. E vinile resta. Per quanto riguarda l'andare in giro, ogni tanto a mettere musica, si è cambiato tutto, perché come vedi quella macchinetta che c'è lì a fianco a te, esatto, potrebbe condensare, vabbè, quella ha poche funzioni, però potrebbe condensare tutto quello che è il mondo con due chiavette, mettili sopra. Ma addirittura
quello che vuoi. Tu parli di chiavette, ma ormai cioè praticamente se giri col PC puoi fare pure senza quello. Senza neanche un ausilio esterno. E invece lo stile musicale del rock dagli anni 90 a oggi è anche sicuramente cambiato. Beh, è cambiato, sì. Non... Diciamo che negli anni 90 il rock, per chi l'ha conosciuto in quel periodo, era il grunge. E... quindi Nirvana. C'è, esatto, quindi... c'è chi è rimasto ai 70 e si riporta dietro ancora adesso come me. Per esempio a me il mio mood preferito è quello. Il rock di adesso è decisamente tende più verso l'elettronica, anche il rock, ma non mi dispiace. Okay. Tipo che non so, i Franz Ferdinand sono una band che ci mettono insieme dentro parecchia elettronica, a me piacciono molto. Anche a me, onestamente, anche a me. Ho un album solo, ma anche a me piacciono molto. Allora dai. Perché comunque ora fare musica in studio è diventato molto, cioè si può racchiudere veramente con un PC e una tastiera. Diminuiti i costi e anche sono perché... questi virtual instrument che suonano come degli strumenti veri e sono anche più di facile utilizzo rispetto a uno strumento vero. Dai, se riceve... no. Pensavo mi sparassi col dito. No, io non ti sparerei mai, perché sennò come faccio a fare questa trasmissione, ragazzi? Andiamo con il prossimo pezzo di quest'oggi. Si ritorna anche qui nel 1994 e ci ascoltiamo un pezzo che a me piaceva da matti. Questa è una playlist che mi sono cucito anche addosso per questa settimana. Me la sono fatta, come dire, ad persona. Ma andiamo nel 1994, ci ascoltiamo il prossimo pezzo, che è Sylvia Coleman con Take My Breath Away. Questo a me piaceva da matti. Io non so se erano. Ma questa è la cover dell'altra canzone più famosa, quella di Top Gun, o no? Non c'entra niente. No, non c'entra niente. 1994, Sylvia Coleman, Brasso i 90. Yo, take this out. We'll be right back.
steady Mac, don't hold back. I give you all the love you lack. Hit you with the bilingual, check my flow with no ego. Rough or sore, I kick the riddle. I'm so real, don't play me like a fiddle. Let's entwine, sip some wine. I'm slick with you as I'm slick on the rhyme. Take my breath away every night and day. If you wanna stay with me forever. Silvia Coleman, Take My Breath Away, 1994, questa è Brasso i 90 direttamente dai microfoni di Brown the Rocks. Il sabato pomeriggio dance con Marco Emanuel e ospite con noi Marco Rock, e a breve dovrebbe arrivare anche la ospite di oggi, l'ospite di oggi che ha avuto purtroppo un ritardo, è brutto da dire, ma un intoppo non ha potuto essere qui puntuali. Allora andiamo con la prossima, con la prima rubrica del nostro programma, che ogni tanto facciamo, ogni tanto no, abbiate pazienza, cioè, ce la chiedete al 349 192 7726, e la nostra rubrica è Prima non c'era. Per chi si fosse messo in collegamento solo adesso e non avesse mai ascoltato la nostra trasmissione, noi diamo un quadro totale di quello che erano gli anni 90, anche con la musica, il cinema, lo spettacolo e quant'altro, con diverse rubriche, tra i quali c'è questa che si chiama Prima non c'era, e va a snocciolare quelle che sono state le novità a livello globale proprio negli anni 90, le cose nuove che sono uscite negli anni 90. E una di queste, pensate un po', nel 1998 nasceva Google, no? Il motore di ricerca. Anche a pensarci adesso dici, come facevamo senza? Esatto, facevamo. Anche voi come me avete pensato, dice, ma nel 98, e magari facevate riferimento a qualche anno prima, perché io quando ho letto questa cosa, quando mi sono documentato, ho visto 98, sono rimasto, ho detto, ma possibile? 1998, credevo prima, ecco, per dirvi, credevo 94, 95, perché oramai è entrato nell'uso comune così talmente tanto, normale, sì, è vero, che non hai più una definizione di anche il telefonino, diciamo, usato normalmente, lascia stare i social e tutto quanto, non immagini più, tra virgolette, la tua vita senza, perché io ce l'ho dal... Io il primo telefonino l'ho preso nel 2001, se non sbaglio. Hai mai provato a uscire senza telefonino? Qualche volta lo faccio. Come è una sensazione un po' particolare. Assolutamente. Cioè, mi sembra di aver perso qualcosa, ti dico la verità. Mi sembra di aver perso l'ultimo qualcosa. Sopravvissuto dopo il The Day After. Io sono leggenda. Io sono leggenda. Sei su quel genere lì. Allora, Google è il motore di ricerca sostanzialmente per antonomasia, ed è il sito più visitato al mondo. E brevi cenni storici, due fondatori si chiamano Larry Page e Sergey Brin, volevano un nome che rappresentasse la capacità di organizzare più informazioni possibile in breve tempo, quindi pensarono a quello che era il numero uno, per quello che noi lo conosciamo, seguito da 100 zeri, che in inglese si dice, vediamo se riesco a darvi la differenza, Google. Google. Ah, okay. Google è il numero uno seguito da 100 zeri, quindi in fase di registrazione e di brevetto del sito Google e di tutto quanto, non sapevano come si scrivesse questo Google, e hanno scritto Google per come noi lo conosciamo ancora oggi, quindi pensa un po' che cosa sono venuti. Lo capisci quando parla? No, oggi sì, perché ce l'ho davanti, lo vedo, quindi tra il labiale, le espressioni e i gesti lo capisco. Io non capisco mai, allora è un problema mio. Sì, credo che sia... Perché sei girato di lato, non capisco cosa dici. Niente ragazzi, io oggi non riesco a stare nel mio posto, è una cosa incredibile. Marco is on the corner. Devo assolutamente cambiare, penna. On the table. The pen is on the table. Oppure quando cade è on the pavimento. On the floor, on the floor. Under the table.
Che bravi però. Wow, wow, ragazzi, lezioni di inglese, cioè, qui a Prasso Google 90, proprio, eh. Ci dice proprio, ci fa la pippa così. Ci mancherebbe, ci mancherebbe, assolutamente. Allora dai, le 16.33 in questo, l'abbiamo detto. In questo istante continua la diretta di Prasso 90. Adesso ci ascoltiamo il prossimo pezzo di quest'oggi, che è un po' differente dal solito Before and After. Ecco, spiegaci, spiegaci, perché abbiamo avuto un... Oh, mi hai tirato i panchettoni. No, abbiamo... No, esatto. No, ecco, sì. Ah, io ci vedo poco da qua, però ho capito. Sì, non sarai molto contento di quello che sentirai dopo, più altro, secondo me. No, ma sai perché? Perché abbiamo deciso, in molti ci chiedono, mandando messaggi al 349-192-7726, di spaziare un po' e di far spaziare Emanuel in tutti quelli che sono i generi musicali degli anni 90. Quindi okay. Rock, ska... il rap, il pop, esatto, no? E quindi abbiamo deciso da questa settimana, invece di tenere il Before and After, quindi un pezzo anni 60, 70, 80 che è stato rilanciato e rivisto negli anni 90, facciamo un mix, facciamo fare a Emanuele un mix di quello che sono i generi, esatto, polpettone, faccio un mix sui generis, no? Insomma, è una cosa del genere, l'abbiamo ancora sempre chiamata... Sì, sì, comunque non è proprio un mix, perché cioè sono due cose... praticamente è il remix di questa canzone, ma è dello stesso anno. In questo caso sono dello stesso... Cioè è come dove... mettere acqua e olio, stare insieme ma non si mischiano. Cioè. Sì, ma poi ci una sta con l'altra veramente sono... Bella poi questa dopo metafora. Mi insulterai, vedrai che... Molto bella questa metafora. Andiamo con il Before and After di quest'oggi. DJ Emanuel, Brasso i 90. Go on.
yourself. That's right. So go on. Allora Marco, ti è piaciuto, vero? C'è gente che batte contro il vetro della tantissimo, la... tantissimo. 1994, l'originale degli Offspring, scusatemi, Self Esteem, ripresa da... I malati. 94, quindi era in americana questo pezzo. No, non è in americana. Scusa? Il disco da cui è tratto questo pezzo, forse è americano. È il primo singolo della... Questo pezzo qua, l'originale del primo singolo degli okay. Offspring. Faccio sempre fatica a dire questo... dire Offspring. Ma faccio sempre fatica a dire questo nome. Tu dillo così, Offspring. Offspring, esatto. Con la zeppola. Come lo direbbe Giovanotti. Dai, Offspring, ragazzi. Quando sono venuti a Collisioni, comunque hanno fatto un bel concerto. Loro con loro con i Green Day e i Blink 182 hanno rappresentato quello che era la scena punk rock, appunto, degli pensavamo degli fosse tornato il punk, quello vero, quello degli anni 70, poi si è eclissato il tutto in quegli anni e poi è rimasto anche i Green Day. Sì, l'ultimo album è molto meno punk, in effetti l'ho comprato, il disco sono... bello ascoltabile. Si sono un po' poppizzati, se si può dire, questo neologismo. Allora, Brazzo di 90, ragazzi, le 16:40 in questo istante, ancora fino alle 17:30 la diretta del sabato pomeriggio dai microfoni di Brown the Rocks. Questi qua sotto sono i... come si chiamano? Dunque, loro sono i... U40 Crisia. Io leggo Cristo da qua. Crisia. Crisia. Sì. C'avevano le crisi probabilmente quando hanno fatto questo pezzo. Esatto. Hanno stuprato praticamente proprio il pezzo degli Offspring. Hanno usato violenza a questo pezzo. Intanto arrivano messaggi al 349-192-7726. C'è Davide che ci scrive: ma che vi hanno fatto di male gli Offspring? In effetti nulla. No, nulla Davide, nulla. Abbiamo anche una nostra amica del pubblico che... gli è scappata la risatina. Esatto, gli è scappata la risatina. No, non ce l'ho fatto niente di male Davide, però bisognerebbe chiederglielo a questo gruppo che negli anni 90 ha preso questo pezzo di brano, il campione. Domanda per DJ Emmanuel, che ne sa sicuramente più di me, ma è degli anni 90 l'abitudine di prendere i pezzi rock e remixarli e farli diventare techno o disco di prima, in parte sì, anni 90. Lui lo sa. Ha iniziato a fine 80, ha preso tanto gli anni 90. Ho notato che negli anni 90 si usava molto fare, più che quello che abbiamo fatto prima, il before and after, si usava tanto fare riprendere un pezzo fatto l'anno prima. Vedeva un campione di quel pezzo. Sì, però ci facevano il pezzo subito l'anno dopo, proprio nello stesso decennio, capito? Ok, sì. Più che andare a riprendere canzoni vecchie, vedi WhatsApp per dirti... Giusto? Sì, no, ti stavo ascoltando perché condivido tutto quello che... WhatsApp per esempio è degli anni 90, esatto. Ma è stata... WhatsApp è di 5-6 anni fa, non c'era prima. Ah, la canzone. Molto bene. Molto vabbè ragazzi, ragazzi, se non le capite le battute non chiamatemi più. Ragazzi, un'ilarità pazzesca. Sto cercando di tenere un po' sul morale della base. Grazie, grazie la nostra signorina del pubblico. Intanto chiedo al pubblico anche di fare un applauso, gentilissimi. No, il pubblico non applaude. No, non c'è più. Non è piaciuta la battuta. Non c'è più l'applauditore ufficiale che dà il via. Quando volete io me ne vado. Cambiato, attenzione, arriva Pier Baracus. Attenzione, qui abbiamo un momento anni 80 invece che anni 90. Qua sto a casa da scuola e mi guardo le... È appena passato il furgoncino nero con la striscia rossa. È appena passato il furgone del Ford modificato. Era un Ford. Ma sai che potremmo anche fare, adesso a parte tutto, potremmo fare una puntata solo ed esclusivamente con quelle che erano le colonne sonore dei telefilm. Ci vanno 10 anni di tempo per farlo. No, dei telefilm anni 90. Il mio preferito era Ralph Super Maxi Eroe. Bellissimo. Impazzivo con quello. Anche a me piaceva. No, era talmente scemo che mi piaceva. Non avevo la TV negli anni 90. Ah no? Mi dispiace. Oh, che tristezza. Sono veramente molto triste e ti credo, assolutamente, ti credo. Intanto messaggi al 349-192-7726, ci scrive Gigi la trotola. No, ci scrive Gigi e si ricorda del pezzo che abbiamo passato un attimo prima, quello di Crisia. Attenzione, Manu, se lo ricorda quando andava a ballare all'Ultimo Impero.
Attenzione, attenzione, Gigi sicuramente è un Gigi figlio, è? Non lo so, che si magari... firma, si firma solo Gigi. Io conoscevo Gigi Tempesta, non c'è più adesso. Esatto, un personaggio del, del folklore braidese, grandissimo. Allora Gigi ci fa, ci dice che si ricorda questo pezzo di quando andava a, a ballare all'Ultimo Impero. Allora Gigi, era... se è così, vieni qua in radio, voglio che me lo dici qui davanti, perché non ci credo. Cosa succede? È già arrivato dall'altra parte. Sì, chi è arrivato? È arrivato Gigi. È arrivato Gigi. Ah, è arrivato Gigi già. Sì, che ha parcheggiato. Esatto, esatto. È al tutto. Abbiamo anche un ragazzo che gira con lo scooter negli studi di Brasso di 90. Sì, c'è ragazzi. Un po' di tutto. Cioè, venite, insomma, pure qui... tranquilli, trattori, quello che volete. Esatto, esatto. Se passate da, sì, dalla nostra bellissima città e venite e fate un salto in via Gianoglio 41, infilatevi pure negli studi di Brasso di 90 e negli studi di Brown Rocks. Portate Rock, i vostri animali, tranquilli, quello non che volete. Tra l'altro, i nostri animali dove sono? Ci sono. Il gattino non è ancora arrivato. No, il cane, il gattino no. Il cane è fuori in cuccia. Oh, ecco, c'è il cane che c'è il cane che sta giocando con il. Sì. Con il giocattolino. Allora alle 16.45 ragazzi andiamo con il prossimo pezzo di quest'oggi, il quinto per la precisione. Ci ascoltiamo un altro brano rappresentativo degli anni 90, come è giusto che sia. Andiamo con questo brano ragazzi, che è una versione, che è una versione assolutamente bellissima secondo il mio punto di vista, fatta da, da un DJ italiano sì, che è famoso in tutto il mondo, c'ha anche qualche annetto, lui. Frango si chiama. Frango. Si chiama Frango, Frango Moireghi. Frank o Moiraghi. E a me questo pezzo ragazzi, a partire anche dall'intro che aveva, mi piaceva bello un sacco. Io mi riporta veramente nel questo mille... onestamente lo ricordo anch'io, sono sincero, lo ricordo. Bravo, vabbè, in effetti è molto questo bello, ricordo. Sì, mi riporta veramente nel 1995 e sinceramente io credevo fosse anche questo un po' più giovane, lo facevo del 97-98, anche perché questo era tantissimo usato, perché Franco Moiraghi è un DJ resident nei club di tutto il mondo, è partito da Ibiza, poi si è spostato a New York, Los Angeles, Miami, e ha rappresentato, e poi la voce e le voci che usava nei suoi pezzi sono veramente, sono featuring veramente amnesia, eccezionale. Comunque Franco, esatto, Moiraghi, che quel nome poteva fare solo o il gelataio o il DJ, non era però ci stava come gelataio. Franco Moiraghi, non so perché, bello, suona bene, assolutamente, sì, ispira, assolutamente, un gelataio di fiducia, ti ricorda la gelateria di Cavaller Maggiore. Ah, ecco, vedi esatto. Allora ragazzi, 1995, un pezzo che ha creato la storia, che ha fatto la storia degli anni 90, abbiamo Amnesia, un pezzo di Franco o Moiraghi, DJ produttore italiano. Questa è Brasso di 90.
1995, Frank O. Moiraghi con Amnesia, featuring Amnesia, questa è Feel My Body, bellissimo sto pezzo, a me piaceva un comunque sacco, poteva ragazzi. Fare o il gelataio o l'occhialaio, salvo Moiraghi. Vabbè. Ma oggi in forma. Vabbè ragazzi, sì, oggi veramente della truppa, però un'ilarità pazzesca. Intanto in questo clima di ilarità finalmente ci ha raggiunto la nostra ospite Grazia Isoardi, alla quale io do il benvenuto. Ciao Grazia. Grazie a voi. Buonasera a tutti. Scusate il ritardo. E nessun problema. Quando la macchina si blocca dobbiamo fare in modo di farla ripartire. Esattamente. Giustamente. Adesso grazie pubblico che è presente. Ah, lui batti le mani, questo io non è che è molto meglio della mia. No, veramente era per lei. Beh certo, il pubblico applaude per l'ospite che è appena arrivata qui con noi. Grazie. Allora io ho fatto il diavolo a quattro per riuscire ad averti qui con noi, perché ciò di cui tu ti occupi e sei presidente, cioè dell'associazione Le Voci Erranti, credo sia un'iniziativa bellissima che dia, e bisogna dare il giusto risalto, secondo me, a un'iniziativa del genere. Ce ne vuoi parlare? Ci vuoi dire che cosa sono Le Voci Erranti? Dai, per qualcuno che non le conosce. Bene. Intanto, come la parola dice, siamo molto erranti. Ok. Nel doppio senso del termine, esatto. Significato, perché ci spostiamo, perché non abbiamo una sede fissa e anche perché erriamo molto, nel senso sbagliamo. Sbagliare. E ci piacciono le persone che sbagliano. Ah, qua sei in buona compagnia. Allora sì, è l'ambiente giusto. E allora questo è veramente l'ambiente giusto. Sì, lui sbaglia di continuo. Io sì. Una ne infilo una dietro l'altra. Infatti, prima hai detto il nome della cantante invece del titolo. Ecco. E tu dovevi dirlo proprio in diretta invece di dirlo durante un disco. Vabbè, aspettava solo quello. Aspettava veramente solo quello. Prego. Noi siamo nati nel manicomio di Racconigi perché, per una mia curiosità personale, cercavo una cartella clinica di una mia zia di cui non avevo mai saputo della sua esistenza, e scopro che il manicomio era ancora attivo, che c'erano ancora 68 persone che vivevano dentro, uomini, donne, anziani. Questo nel 1999. Ok. E nella mia testa pensavo che tutto fosse chiuso con la legge Basaglia. Uh-huh. E invece... Sì, anch'io pensavo fosse in disuso. Sì. Praticamente erano due comunità, una maschile e una femminile, e sotto la riorganizzazione sanitaria della comunità psichiatrica, però all'interno del manicomio. Okay. E quindi con queste 67 persone che ho scoperto, mi sono chiesta perché non fare teatro. Mm-hmm. Io in quegli anni facevo teatro, quello che viene chiamato teatro sociale o di riabilitazione, con i ragazzi che uscivano dal coma in conseguenza a incidenti stradali. Ok, quindi immagino fosse veramente una cosa difficile comunque, perché chi esce da un coma di qualunque tipo sia, nel senso di qualunque periodo sia, un mese, sei mesi, deve sostanzialmente imparare di nuovo, credo, a fare tutto quanto. Sì, quindi ricostruire una memoria. Esatto. E il linguaggio non verbale aiuta molto, quindi il mimo piuttosto che insomma l'espressività corporea, eccetera. Quindi io coi matti ci annusiamo a vicenda in questo bellissimo parco del manicomio di Racconigi e propongo al primario, il dottor Gazzara, di attivare un laboratorio teatrale in cambio della possibilità di fare uno spettacolo. Okay. Nel caso in cui raccogliessi del materiale fossi da questo riuscita, percorso. Certo. E così è stato. E così è stato. Nel giugno 2000 abbiamo fatto lo spettacolo Voci Erranti. Ok. E, il primo? Eh sì. Primo è stato nel 2000. Neanche un anno, cioè un anno. Sono stati 9 mesi di laboratorio, i primi 3 mesi molto difficili per entrare in comunicazione con le persone, proprio perché molti di loro avevano perso quello che è il linguaggio convenzionale. Avevano dei segni. Che non è detto che sia il migliore. Che non è detto. È convenzionale, ma non è sempre il migliore. E soprattutto non è detto, esatto, che sia il più sincero. Assolutamente. Questo sì. E poi dopo questi primi 3 mesi di prova reciproca, perché loro non riuscivano a inquadrarmi, non capivano se ero una psicologa, se ero una matta come loro, se, cioè non... Tu in realtà cosa sei? Nel senso, sei una psicologa davvero? Sei... No, qual è? Assolutamente. Ok. Io sono stata per quasi 40 anni un'insegnante di religione, perché avevo fatto teologia. E non perché volessi insegnare, anzi ero molto critica con la figura dell'insegnante,
Ma perché io ero un'educatrice, okay. Lavoravo con degli adolescenti a Torino negli anni 70, gli anni della grande trasformazione sociale. Sempre roba difficile hai scelto. Ma chissà cosa ho fatto nelle vite precedenti, probabilmente davvero, devo scontare. Ha ragione Marco. Delle cose, hai sicuramente. Sempre... Sì, c'è un po' questa cosa qua delle cose forti. Sì, forse devo andare dallo psicologo io. E in ogni caso, insegnavo, però questa parte mia creativa che con la musica, col disegno, con la cucina anche, ecco, mi piace molto cucinare e mangiare, mm-hmm. Però è esplosa col teatro e okay. Sono una persona molto fortunata perché ho incontrato delle persone professioniste del campo teatrale che mi hanno aiutata molto, mi hanno indirizzata, mi sentivo vecchia per intraprendere questa strada e in realtà Claudio Montagna e poi un regista molto bravo che è Koji Miyazaki mi hanno detto: guarda, non hai più l'età per fare l'accademia teatrale, però la gavetta sì, okay, e quindi certo. Ho scelto quella. Wow. Questo, diciamo che il bagaglio della mia formazione non è mai terminato perché non si finisce mai di imparare. Questo per tutti quanti, esatto. Quindi, questo per tutti quanti. Certo. La teatralità è qualcosa insita in noi. E Augusto Boal, che è stato uno dei grandi maestri che ho avuto la fortuna di conoscere, anche lui sosteneva che quello che è importante è tirare fuori, no? Cioè avere questa capacità maieutica da ostetrica di esternare quelle che sono, aiutare, immagino. Proprio di portare fuori, esatto. Quello che è la parte più profonda, più così espressiva. E tu in questa tua esperienza hai anche fatto l'attrice o sei sempre rimasta molto un po' poco, come dire, nel boccascena? Molto poco, perché in realtà non sono brava come attrice, sono troppo isterica. Quindi devono cucirti addosso un personaggio che abbia questi tratti. Sì, o faccio tratti. La matta, allora lì va molto bene, oppure nelle parti amorose sono una frana. Okay. No, la mia passione è quella di formare gli attori, okay. Adoro questo, mi piace molto accompagnarli e poter dare a loro degli strumenti da poter mettere nella loro valigia, degli attrezzi, e quindi poter poi affrontare quello che è il palco, mm-hmm. Indipendentemente se sono, diciamo, persone professioniste, okay. Che hanno questa aspirazione oppure questo desiderio, oppure invece no, come possono essere i matti, i delinquenti, esatto. Insomma gli sfigati in genere. Dopo il prossimo pezzo inizieremo a parlare di quella che è l'associazione Voci Erranti, che nasce nel 2002, giusto? E in realtà noi siamo nati nel 2000. Ok, nel 2000, sì. Esatto, nel 2000, scusami, sì. No. E andiamo con il prossimo pezzo e poi iniziamo a parlare di quella che è l'associazione che tu oggi qui rappresenti con noi. Sì. Questa è Brass sui 90, andiamo con il prossimo pezzo che è PPK, Resurrection, andiamo nel 1990, nel 1998, questo è veramente duro. Questo andava dopo questo... Pasqua, però scusatemi. sì, esatto. Sei in anticipo. Possiamo fare un applauso? Adesso possiamo fare un applauso? Facciamo un applauso per questa battuta veramente così, un altro momento di ilarità che ci regala Marco Rock, ospite con noi fino alle 17.30. Ragazzi, se vi siete connessi in questo momento, siete con Bra sui 90 fino alle 17.30. Questa è Brown the Rocks.
Resurrection 1998. Scusate ragazzi, intanto è scappato il nostro macane è scappato dalla cuccia, viene qui in nostra compagnia e fa compagnia anche a voi che ci ascoltate fino alle 17:30. Questa è Brasso i 90, la diretta come ogni sabato di musica dance. Oggi con un ospite che è Grazia Isoardi, che è arrivata qui da noi da una decina di minuti a questa parte e ci tiene compagnia raccontandoci appunto quello che è l'esperienza di teatro con le voci erranti. Dicevamo, è nata nel 2000 questa associazione, che è fortemente voluta dalla dottoressa Marta Costantino, che ha attivato un laboratorio teatrale per i detenuti, e l'esperienza si è conclusa con lo spettacolo La Soglia, giusto? È così? E così il primo anno di esperienza nel carcere di Saluzzo. Okay. Sì, noi in realtà abbiamo iniziato a fare teatro all'interno del manicomio di Racconigi con i pazienti, con gli infermieri, e poi sono arrivati inevitabilmente, per fortuna, tantissimi giovani della provincia di Cuneo e di Torino, perché arrivavano proprio dal passaparola che si era creato. Quello primo spettacolo, Voci Erranti, ha portato veramente un interesse fortissimo, perché comunque quella è una pagina di storia rimossa che pochi conoscono, che i racconigesi stessi tendono a rimuovere e a non voler sapere, a patire il fatto di essere bollati come il paese dei matti. E quindi questo interesse ha portato delle persone che si sono avvicinate a noi e che hanno iniziato a fare i laboratori teatrali con noi, e a quel punto la famiglia è cresciuta, comunque da cosa nasce cosa. Ci siamo costituiti, abbiamo lavorato prevalentemente nell'ambito della psichiatria, e casualità o no, chi lo sa, un nostro spettacolo Bar Hume replicato a Torino, nel pubblico c'era la direttrice nuova del carcere di Saluzzo, arrivata da pochi mesi a Saluzzo, Marta Costantino. Appunto, Marta la Costantino. Direttrice più giovane d'Italia, una donna palermitana di 31 anni che è arrivata a Saluzzo con l'obiettivo di cambiare la vita all'interno, perché il suo obiettivo era: nessuno deve stare a oziare in branda, voglio un carcere dove ci siano attività, dove ci sia cultura, lavoro, dove ci sia comunque la possibilità per chi vuole di ricostruirsi. E come è giusto che sia, perché sostanzialmente dovrebbe essere così, cioè assolutamente per chi appunto erra, nel senso che di sbagliare, per chi si fosse messo in collegamento adesso, ci deve essere la possibilità di riabilitarsi, secondo il mio punto di vista, con diverse cose. Questo lo prevede la legge, cioè il nostro ordinamento, e quindi che è uno degli ordinamenti più apprezzati a livello mondiale. Questo purtroppo è che siamo molto inadempienti, come su tanti altri fronti, nell'attualizzare, nel praticare. E quindi Marta Costantino mi chiama e mi dice: ho visto un vostro spettacolo, io voglio quel teatro lì a Saluzzo. Ops, io veramente, cioè, dovrei volerlo anch'io, nel senso che non mi sentivo preparata né per entrare dentro un carcere. Sono una persona talmente spirito libero che non sopporto neanche l'elastico delle calze. All'idea di entrare dentro una struttura chiusa ho detto anche no, e poi soprattutto in un mondo maschile. Però alla fine ho accettato la sfida, lei mi ha chiesto di provare 3 mesi, così è stato, e così dura da 18 anni. Direi che ha funzionato. Ho fatto più galera io di tanti galeotti. È già maggiorenne ormai. esatto, è stato un matrimonio proprio alla fine. In pratica sì. Posso fare una domanda io, Marco? Prego. Il primo impatto che hai avuto con il detenuto e il primo impatto che ha avuto lui con te, perché vi siete dovuti annusare a vicenda. Ma di nuovo si è ripetuta quella cosa successa nel manicomio di Racconigi, cioè loro non riuscivano a capire, non riuscivano a quadrarmi. Pensavano: o questa è stata mandata dalla psicologa per farci il test a nostra insaputa, oppure... Perché sono molto diffidenti in quell'ambiente, immagino. Sì, e comunque è molto difficile fidarsi, la parola fiducia è quasi proibita, vietata. E soprattutto quello che io chiedevo a loro, perché il nostro lavoro non è un lavoro sul testo, sul copione, sulla messa in scena, il nostro è un lavoro molto fisico, che parte proprio da quelle che sono le esperienze ultime, diciamo, della pedagogia teatrale, cioè quello del ripartire dal linguaggio corporeo, dal recuperare quella parte più primitiva di noi stessi. Okay.
E quindi è vero che il detenuto è molto palestrato perché non ha nulla da fare, quindi ore e ore di palestra e per esibire tutti i suoi pettorali, però mettersi in gioco fisicamente col teatro è altra cosa, perché inevitabilmente tira fuori le emozioni. E quindi, e in quell'ambiente lì le emozioni sono viste come debolezza, immagino. Eh sì, cioè sono congelate. Il carcere è veramente una camera ibernata dove tutto è congelato, dalle relazioni umane alle sentimenti, alle proprie fragilità. Cioè nessun uomo può permettersi di piangere, ma tutti piangono sotto il cuscino prima di addormentarsi. E quindi anche pubblicamente, ovviamente, di dimostrare di avere paura, di dimostrare di avere timore, non ci sono questi sentimenti che dimostrabili, insomma, perché comunque non è possibile manifestarli, perché qualsiasi tua fragilità può essere utilizzata contro di te, perché comunque le dinamiche all'interno di una sezione carceraria sono talmente ferree tanto quanto può essere il corpo di polizia penitenziaria. Quindi paradossalmente il detenuto non è più elastico rispetto a chi ci lavora dentro. C'è la rigidità da entrambe le parti. Assolutamente. Intanto arriva un messaggio al 349-192-7726 che ci dice: ciao cara, saluta da parte mia Adriana Ribotta e buon lavoro. Sara. Sicuramente saluterò Adriana, che è una voce errante, una voce storica. Ok. Perché nell'arco dei 20 anni, ovviamente, diciamo, c'è chi è, ha una certa età di voci erranti come la sottoscritta, e ci sono invece le nuove generazioni, e quindi è una grande famiglia. Saluterò sicuramente Adriana. Bene, questo messaggio ti arrivava da Sara. Andiamo? Andiamo avanti. Abbiamo ancora due o tre pezzi a far passare. Dai. A che ora? Lui è come un geometra. Mannaggia, sono già le 17:10. È questo che corre. Il metro è un metro. Assolutamente. Il tempo è tiranno. Andiamo con il prossimo pezzo di quest'oggi. Sono le 17:10. Ci ascoltiamo Joe Tuff con Show Me. E siamo nel 1995. E questa è Bra sui 90. Baby, show me. Show me all your loving. Show me what to do. Cause I'm crazy. I'm so crazy for you. Squeeze me tight and I love you. Yes, I love you more than life.
Joe Taff, Show Me 1995, famosissime le collaborazioni di questo cantante anche con Tony Di Bart, che è tra l'altro un altro italiano sempre della nella musica dance anni 90, ragazzi. Faceva il Corriere lì. Dai, ma cos'è? E me le mettete lì. Tony Di Bart faceva il Corriere, ma basta. Olivi e la sua cugina sono uniti e ha fatto di vabbè, facciamo un altro applauso a Marco Rock. Grazie pubblico per cortesia. Glielo facciamo a mano. Bravo, troppo buono. Bravissimo. Allora, ancora un quarto d'ora con la nostra ospite Grazia, che ci sta raccontando quella che è la, il, come dire, passo dopo passo, il, la realizzazione di quello che è oggi il gruppo Le Voci Erranti, la, che è tra l'altro una onlus, giusto? Sì. E si opera in quello, in diversi settori, tra l'altro, e non solo in quello teatrale, anche in quelli che sono i tecnici, i settori tecnici sempre legati al, al teatro. Ce ne vuoi parlare un po' di... Sì, praticamente dall'esperienza del teatro c'è stata un'evoluzione, uno sviluppo abbastanza naturale, cioè quello del vedere quanto è importante formare le persone anche in prospettiva poi del loro ritorno in libertà. Quindi il teatro è un insieme di artigianati e bottega, e quindi il corso di formazione per il tecnico audioluci lo attiviamo all'interno per un gruppo di detenuti che poi sono loro a gestire tutta la parte scenica, tecnica dello spettacolo. Alcuni di loro hanno proseguito anche fuori, dopo la carcerazione. Wow, con, questo è fantastico, sì. Secondo me. E in questo volevo momento, chiedertelo, ma l'hai detto da solo. Quindi, sì, in questo momento abbiamo due persone che ormai Eric dal 2013 e Stefano più o meno negli stessi anni, pur essendo a Torino e a Genova, loro continuano a lavorare nell'ambito teatrale. E comunque è vero che per la pagnotta devi, cioè non è sufficiente, questo paese è abbastanza ingrato con le arti, però il fatto di aver imparato un mestiere che è spendibile all'esterno, questo è un valore aggiunto sicuramente all'esperienza. È una bella vittoria, indubbiamente, del sistema una volta tanto. Sì, ma esistono queste realtà, esistono nel nostro paese, sono molto più numerose di quanto noi immaginiamo. Forse è che appunto si dà poco spazio all'informazione. Esatto, no? il motivo per cui io ti volevo qui è proprio questo, nel senso di poterti far conoscere, perché io e noi tutti quanti crediamo fortemente che il mezzo radiofonico sia assolutamente il primo mezzo che ti permette di farti conoscere e di far conoscere quali sono nel bene e nel male, certo, i tuoi pensieri, ciò che fai. E come ho detto quando ti sei seduta qui di fronte a me, ci tenevo moltissimo ad averti come ospite per farti parlare di questa onlus delle Voci Erranti, perché avendo fatto teatro anch'io, essendo sempre rimasto anche io come Emanuel, io nel boccascena come voce narrante, Emanuel come tecnico luci, suoni, audio e tutto quanto, sappiamo benissimo che cosa vuol dire l'ambiente teatrale e l'emozione che ti dà esibirti, anche se gli altri non ti vedono, credimi, anche come voce narrante crea già un'emozione, un contatto che non è usuale, che non è da tutti, quindi insomma è bello per questo. E volevo farti conoscere il più possibile al pubblico che ascolta la nostra radio e la nostra trasmissione. Grazie. C'è un dato che è molto importante che ci tengo a dire. Noi come paese siamo all'ultimo posto nella graduatoria europea per quanto riguarda la percentuale della recidiva. Abbiamo la recidiva più alta d'Europa. Noi abbiamo il 67% di recidiva. Beh, questo, un primato anche questo. È un primato molto triste. È un primato con un meno davanti. E nella graduatoria mondiale siamo dopo il Burkina Faso. Sempre molto avanti noi. Però le persone che all'interno del carcere hanno la possibilità di fare dei percorsi formativi e lavorativi, la percentuale si abbassa al 16%. Per chi ha fatto esperienza di teatro per più di un anno all'interno del carcere, la recidiva si abbassa al 7%.
Questi sono dati che ha il Ministero sulle sue scrivanie, perché comunque ormai già tutto un gruppo di professori, docenti, scienziati hanno studiato, soprattutto i sociologi. È fantastica questa, dovrebbe allargarsi a macchia d'olio questa tua iniziativa, dovrebbe assolutamente essere esatto, conosciuta fuori da ogni regione e proposta come, come forma riabilitativa, se vogliamo, perché comunque ti dà la possibilità di credere in qualcosa, di porti un obiettivo e di regalare il tuo tempo, la, la, la tua voglia e la pazienza nell'imparare a un obiettivo che poi ti porti una cosa che poi ti porti in giro con te in tutto il mondo poi, perché sì, se perché lo sai fare. In ogni caso comunque la partenza è dal conoscere te stesso, da conoscere e guardarti in faccia e guardarti soprattutto nelle fragilità, e cioè, non credo sia facile, è quello che fa la differenza. Non credo sia facile, poi, poi magari mi dici come, come fai, nel senso ad avvicinarti a quello che è una nuova persona, e come, e se li scegli tu o se sono loro che si avvicinano al, a questo mondo qua. In realtà il detenuto è lui che fa la domandina. La domandina è il foglio di carta che regola la vita carceraria. Quindi per qualsiasi necessità, dalla grattugia all'incontro col psicologo al dentista, si fa la domandina al direttore. Quindi chi vuol partecipare al laboratorio teatrale fa la domandina. E in qualsiasi momento dell'anno vengono inserite nuove persone, perché man mano che vengono o trasferiti o che hanno finito, comunque che si liberano i posti, noi attingiamo da questa, da questo plico di domandine. Okay. Non faccio selezioni artistiche perché non le amo, forse un po' l'allergia quando mi trovo di fronte a una persona che mi dice ah, io sono un bravissimo attore perché ho già fatto tanto teatro, ecco, quelli non mi piacciono tanto, e invece adoro chi si nasconde dalla vergogna, dalla timidezza, mi dice ah, ma io non riesco neanche a parlare, io non so, io, e molte volte sono i compagni di cella che fanno la domandina per i loro compagni, per i loro concellini, e ecco, quelle sono poi le persone che si rivelano delle, insomma, delle sorprese incredibili, perché dove c'è la ferita c'è sempre qualcosa di interessante da raccontare. Io in questo momento rimpiango di non essere in TV, perché vorrei che vedessero i tuoi occhi, esatto, quelli che c'è, esatto, stato. La luce che c'è negli occhi di Grazia Esoardi, la nostra ospite di quest'oggi, ragazzi, è veramente una cosa indescrivibile, davvero. Non esageriamo, che divento rossa viola. No, però c'è davvero una fiamma dentro quello sguardo, ed è il motivo per cui le voci erranti sono arrivati a essere quello che sono oggi. Andiamo con il prossimo pezzo di quest'oggi, ragazzi, una manciata di minuti, 10 minuti che occupiamo con un pezzo del 1999 questo di Mauro. Sì che è bello potente. Eh sì, questo qua è bello forte, ragazzi. Si chiude con un pezzo bello forte. Mauro Picotto, Iguana, 1999. Questa è Bra sui 90.
1999, Iguana, Mauro Picotto. Questo sì che è un pezzo, vero Emanuele? Questo qua. Ah, questo è veramente progresso. Senti qua. Sì. Che attacchino. Eh sì, qua progressi dalla manetta. Mamma mia. Mamma mia, ragazzi. Questo sì, questo qui è il genere che si addiceva a Emanuele negli anni 90. Questa, qui sei nel tuo campo, sei questo nel tuo settore, campo, assolutamente. Allora, Mauro Picotto, DJ produttore di fama mondiale del genere progressive, appunto, techno trance. Sei di Bagnolo lui. Sì, ho letto la scheda, è di Bagnolo Piemonte. E ha collaborato tantissimo anche con il famosissimo Gigi D'Agostino. Sì, sì, sì. Hanno fatto delle grandi cose. Esatto. E verso la fine degli anni 90 questo era il trend per quanto riguardava la techno trance e la progressive. Siete con Brasso di 90 dai microfoni di Brown The Rocks ancora per una manciata di minuti con la nostra ospite, grazie Esoardi, delle Voci Erranti, alla quale voglio assolutamente strappare la promessa di tornare, come parlavamo durante il pezzo che si è appena concluso, giusto Grazia? Sì. Perché così almeno riusciremo a snocciolare tutti quelli che sono gli appuntamenti anche delle Voci Erranti fuori dalle mura del carcere con le rappresentazioni teatrali. C'è qualcosa adesso, mi pare, in programma, vero? C'è Ulisse, sì? Nuova produzione, nuovissimo spettacolo con i detenuti di Saluzzo, virus permettendo, il 3, 4, 5 aprile. Doveva essere in questi giorni. Ok. A marzo è slittato di un mese, speriamo di poterlo davvero offrire a tutta la cittadinanza. Esatto. Dove? Ci sarà una prenotazione in carcere, dentro il carcere. Ah, carcere. Sì, sì, sì. Noi siamo una realtà un po', diciamo, che fa eccezione in Italia, perché ogni anno si aprono i cancelli e entrano più di 1000 spettatori che si prenotano e 1600 studenti delle scuole, quindi vengono a vedere lo spettacolo e poi dopo si fa il dibattito insieme ai detenuti attori. No, comunque uscite anche, portate, sì, anche al di fuori dello siamo del il gruppo che, sì, tutti i mesi andiamo fuori, portiamo i nostri spettacoli nei cartelloni delle stagioni, in rassegne, in festival, e la grande bellezza, il grande obiettivo raggiunto grazie non solo alla direzione del carcere ma anche al magistrato di sorveglianza del tribunale di Cuneo, che ci permette di andare senza l'utilizzo della scorta. Ecco, infatti la domanda che volevo fare era: come fate a uscire con i detenuti? Andiamo, cioè, con la nostra macchinina, andiamo, no, pensavo, in carcere, li prendiamo senza scorta letteralmente così, senza, quindi senza fiducia scorta. Cioè, piena, massima, proprio, sì. Esatto, sì, anche perché sono convinto che quello che è la realizzazione di un qualunque spettacolo, piuttosto che ovviamente concerne anche la conoscenza della persona, tu hai modo di conoscerli e si instaura quello che magari loro non hanno avuto modo di provare prima, cioè la fiducia reciproca, e diventa uno dei legami questo forti, assolutamente importantissimi per non te. Possono uscire tutti, ovviamente escono chi ha, diciamo, maturato i benefici, quindi è nei termini ed ha, diciamo, dimostrato una buona condotta, quindi okay, non sono persone, certo, che hanno avuto dei provvedimenti disciplinari. È anche vero che da parte loro c'è massimo rispetto non solo nei nostri confronti come persone ma nei confronti del progetto stesso, mm-hmm, perché loro sono ben consapevoli che se qualcosa non funziona va a scapito poi dei loro compagni futuri. È chiaro. Quindi è chiaro, certo. Noi dal 2010 a oggi mai nessuno è scappato, tutti sono rientrati. Comunque è una presa. Comunque è una cosa un po' strana, no? Esatto. Esco con i detenuti a fare lo spettacolo senza scorta, senza nessuno che li controlla. Sì. Cioè, nessuno che li controlla, no? Perché in realtà e ci siamo siete usciti voi, però. E usciamo fuori regione, quindi siamo stati a Roma come a Gorizia. Sì, è una bella cosa, no? Quindi sulla vostra scheda. Bellissimo. Scusami. Niente, ma figurati. Ho interrotto due volte. Ci mancherebbe. Sulla vostra scheda ci sono tutti i teatri che avete, che avete avuto modo, in cui avete avuto modo di esibirvi, di fare, che vi siete spostati veramente tantissimo, siete andati anche fuori regione, è bellissimo. Poi avete anche avuto un connubio, anzi più di un connubio, con altre realtà teatrali. Insomma, sì, stiamo lavorando in Spagna molto. Esatto, e difatti quando ci siamo sentiti tu eri proprio lì, quando abbiamo avuto modo di farci di sentire in Spagna. Sì, ho capito bene. Sì. Tengo un progetto praticamente con il carcere della città Las Palmas in Gran Canaria, dove per loro era la prima esperienza e non hanno realtà teatrali in questo campo. E mi hanno chiamata e quindi insomma ben felice di essere l'esperta del teatro in carcere per andare in Gran Canaria. Fantastico. Allora purtroppo
purtroppo, sì, come ha detto prima Emanuele, quando appena sei arrivata, il tempo è tiranno. È arrivato un messaggio al 349-192-7726 che ti suggerisce a te, Grazia, quello, sì, che potrebbe essere un'attività da fare in carcere. Devi, sentiamo, sapere che noi abbiamo uno speaker che è anche qui della radio, che lavora qui in radio con noi, che è anche un calzolaio e vorrebbe fare il laboratorio di calzoleria in carcere, e mi chiede se è possibile. E quindi... Ah sì 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 sì, evitano tutti gli oggetti contundenti, tutto il resto si può fare. Allora senti, io... Riparano le scarpe a pugni. No! Asputo. Esatto, esatto, con le mani, con le dita, ma no. Allora Grazia, io ti sono riconoscente di essere stata qui con noi. Ti strappo la promessa di tornare nella nostra trasmissione, magari la prossima settimana, così abbiamo modo di avere anche un ospite di cui mi parlavi durante l'ultimo pezzo che abbiamo trasmesso. Ti dedicheremo la puntata per intero dalle 16 alle 17:30. Saremo sempre qui ai microfoni di Brown the Rocks. Io voglio salutare tutti quelli che ci hanno ascoltato fino adesso dalle 16 alle 17:30. Voglio ringraziare Emanuele alla parte tecnica e non solo. Amico mio, puoi parlare invece, sì, di... Grazie, grazie anche a te, voglio ringraziarti. Grazie a te, grazie a Marco Rock che è scappato alle 5, esatto, ma che è stato con noi fino adesso. Ci sentiamo la prossima settimana, ragazzi, sempre dalle 16 alle 17, sempre dai microfoni di Brown the Rocks con Brasso i 90. Ci ascoltiamo l'ultimo pezzo di quest'oggi e andiamo con Masterman, Wipeout. Alla prossima settimana. Ciao! Ciao! Un saluto a tutti, viva la libertà! Ciao! Viva.
hocus pocus. Bauchi 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 bauchi. Tra 90. La musica e i locali degli anni 90. Solo su Radio Brown The Rocks. I think our speakers are blown. Sono le 17:36.